riesco a mettere a fuoco. Ciao a tutti e bentornati su MTV. Visto che giugno è appena... sì, buonanotte. Siamo ufficialmente in giugno, il che vuol dire che maggio è appena finito. E quindi ho intenzione... No. Siamo ufficialmente in giugno e sono davvero davvero contenta, perché questo vuol dire che si avvicina la fine della scuola e l'arrivo dell'estate. Ma intanto, nell'attesa, nel video di oggi vi parlerò dei miei preferiti di maggio. Per quanto riguarda il trucco, il mio preferito del mese è stato questo ombretto in crema della Benefit, che si chiama My Two Cents, che è un color bronzo, che è veramente pigmentato ed essendo in crema facile e veloce da applicare, e si possono creare veramente tanti look con questo colore, quindi l'ho usato tantissimo. Per quanto riguarda l'abbigliamento... pronto Miki? Per quanto riguarda l'abbigliamento, il mio capo preferito è stata la gonna che sto indossando anche in questo momento, che è una gonna grigia, e mi piace moltissimo perché è una gonna lunga, a vita alta, e quindi si può indossare con tantissime magliette diverse, ha una spaccatura sul lato, quindi si vedono le gambe, non lo so, è particolarmente bella ed elegante secondo me, e per l'estate è assolutamente perfetta. Cibo, la cosa migliore a questo mondo. Beh, come snack in questo periodo mi stanno piacendo molto le mela chips, che sono delle specie di sostituto sano per le patatine, e sono un po' salate, un po' dolci, è una specie di strano mix di sapore, ma assomigliano veramente a delle mele, cioè lo sono delle mele essiccate, e sono davvero davvero buonissime, fresche, e non lo so, in questo periodo mi stanno davvero piacendo tantissimo. E poi in generale, ogni volta che arriva l'estate, a me torna la voglia di frutta, quindi in questo periodo mi stanno piacendo molto gli ananas, il cocco, in generale tutta quella frutta fresca, estiva, che veramente mi ricorda l'estate e mi piace da impazzire. Le canzoni che sto ascoltando di più in questo periodo sono Immortals dei Fall Out Boy, che è una delle canzoni della colonna sonora di Big Hero 6, e anche il film è bellissimo, se non l'avete ancora visto andate subito a vederlo. Black Magic delle Little Mix, che è un loro nuovo singolo uscito qualche giorno fa, mi piace davvero molto perché è molto orecchiabile e divertente da cantare e ballare. Listen di David Guetta feat. John Legend, e infine All The Way di Time Flies. Non è neanche molto famosa, ma mi piace tantissimo da ascoltare a tutto volume per mettermi a ballare come se non ci fosse un domani, ed è una di quelle canzoni che mi ispirano e mi danno motivazione, mi fanno sentire come se potessi conquistare il mondo. Il mio libro preferito del mese è stato Insurgent, che ho finito di leggere da poco e che ovviamente mi è piaciuto tantissimo. Avevo anche visto il film al cinema prima di leggere il libro, in realtà, perché non sono riuscita a resistere, ma mi è piaciuto moltissimo sia il libro che il film, e comunque avevo letto anche Divergent, che è il primo della saga, mi era piaciuto tantissimo e ho intenzione di continuare leggendo Allegiant. Se vi piace questo genere di libro vi consiglio davvero di leggerlo o almeno darci un'occhiata. Film preferito del mese? Beh, in realtà ne ho visti tanti, quindi sicuramente me ne dimentico qualcuno, ma il primo che mi viene in mente, perché l'ho visto proprio ieri, no, l'altro ieri, insomma qualche giorno fa, è Love Rosie, che è una storia d'amore, e a me piacciono tantissimo i film sentimentali di quel tipo ed è davvero bella, emozionante, non so, mi sono proprio commossa guardandola, e vi consiglio di vederla se vi piace quel tipo di film, ovviamente, perché non è una cosa per tutti. E poi l'attore protagonista maschile è Sam Claflin, che è il ragazzo che fa Finnick in Hunger Games, e sì, direi che quello da solo è un motivo per guardare il film. Ovviamente sto scherzando, però vi consiglio davvero di vederlo il film. Un'altra cosa che ho indossato moltissimo nel mese di maggio sono stati questi occhiali da sole. In generale non ho mai indossato tantissimo gli occhiali da sole, però non so, quest'anno con l'arrivo dell'estate, la primavera, il sole, mi sto particolarmente appassionando a questi occhiali in particolare, ma in generale ad avere diversi tipi di occhiali e sperimentare un po'. Altro preferito, questa cover, che mi piace tantissimo perché è effetto ombre, quindi parte da trasparente e diventa rosa, e ha delle goccioline finte sopra in plastica, quindi mi piace davvero molto perché lascia vedere il colore dell'iPhone sotto, ma allo stesso tempo aggiunge un tocco di colore.
E infine, per concludere, i miei momenti preferiti del mese sono stati parecchi. È stato un mese davvero bello per me perché ho cominciato a sentire finalmente l'arrivo dell'estate che ho aspettato così tanto tempo. E quindi è stato bello poter ripassare le prime giornate di sole con gli amici, cominciare a rilassarsi un po', e anche se appunto è stato anche un periodo stressante a causa delle ultime verifiche dell'anno, che purtroppo toccano insieme alla fine della scuola, però ne vale la pena. I miei momenti preferiti del mese sono stati quando sono andata all'inizio del mese a vedere una partita di basket con mio papà. Vedere le partite insieme è sempre stata una tradizione per noi due, soprattutto quando ero più piccolina, e quindi era da tantissimo tempo che desideravo andarci e ci siamo finalmente andati e mi sono divertita tantissimo perché appunto è stato questo momento solo per noi due. In generale il basket mi piace un sacco, quindi è stato molto bello. Poi quando sono andata a vedere la partita di calcio del mio ragazzo un paio di giorni fa, perché era una giornata bellissima di sole, quindi è stato un bel momento, mi sono divertita molto. Quando ieri ho fatto un picnic con la mia migliore amica, una giornata bellissima e non ci vedevamo da un sacco di tempo, quindi è stato davvero stupendo. E infine l'ultimo momento preferito del mese è stata la presentazione del mio video, che era un progetto che ho fatto per la scuola, che era una specie di rielaborazione in chiave comica di Romeo e Giulietta. Ho collaborato con un'altra classe del mio liceo e io ho fatto ovviamente video e montaggio. È stata un'esperienza bellissima girare il video, montarlo, lavorare con degli attori per la prima volta, non so, è stato, anche se non erano insomma professionisti o chissà cosa, però mi sono divertita tantissimo, e appunto quindi poterlo presentare a un pubblico, ecco, è stato emozionante e molto molto bello. Tutti i miei preferiti. Oh, questi erano tutti i miei preferiti del mese di maggio. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, scrivetemi nei commenti cosa ne avete pensato e quali sono i vostri preferiti del mese di maggio, e iscrivetevi al canale. Ciao, al prossimo video!